Ragazzi, sono Gastel e voglio parlarvi degli ultimi aggiornamenti su Warframe. Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il terzo atto delle Nightwave, il Vetraio, o per gli anglofoni, The Glassmaker. Per chi non lo sapesse, le Nightwave sono il nuovo sistema di allerta, introdotto a febbraio 2019, che permette a tutti i giocatori di guadagnare punti con sfide giornaliere e settimanali per la fazione dei Nightwave. Guadagnando punti sarà possibile avere accesso a specifici crediti, in questo caso Cred Crystal, che permetteranno di acquistare armi, mod, cosmetici e vari oggetti di utilità. In questo nuovo atto ci troveremo ad affrontare il Vetraio, un nemico al momento sconosciuto che utilizza un'antica tecnica Orokin di vetrificazione dei colpevoli per punire il popolo del mondo di Warframe. Lasciamo la parola alla voce più sexy di tutto lo Star Char, Nora. Heard of those cubes? You know, cephalons, right? Probably got one a bit cracked, kissing up to you all the time. See, in the old days, crime and punishment was all in the hands of those Orokin judges, the Seven. Mercy was the quick flash of the jade light. But if they wanted to make an example, they'd suck up your soul and make you a prisoner of the glass forever. Seems like magic to us nowadays, but dreamers, someone's got it puzzled out again. Waves are buzzing, new glass is showing up, souls getting snapped up and trapped up. All we've got to go on is this crime simula I pulled from the weave. No sign of our killer, and not a soul to tell us where they went. A questo punto, al contrario dei precedenti atti, avremo a disposizione una scena del crimine da investigare. Dovremo recuperare 5 indizi sparsi nella piazza di Cetus. Non voglio darvi alcun suggerimento sugli indizi in quanto sono generati randomicamente per ogni giocatore. Vi basti sapere che sarà necessario trovare un'arma Ostron, una stella Ayatan, due messaggi decifrati e un messaggio a Ostron bruciato. Sarà anche necessario analizzare il corpo vetrificato. Trovando tutti e 5 gli indizi, si sbloccherà un particolare effetto sull'uomo vetrificato e sarà possibile interagire nuovamente con lui utilizzando la risonanza cefalite. Durante le normali missioni potrebbero aprirsi delle fratture di vetro, simili alle normali fratture del Void, che vetrificheranno i nemici. I nemici saranno invulnerabili a meno di non essere colpiti nei punti ricoperti da cristalli. Ogni nemico ucciso darà 30 punti per la fazione e avrà la possibilità di rilasciare una risonanza cefalite. Raggiunte le 10 risonanze, sarà possibile tornare nuovamente a interagire con l'uomo vetrificato e accedere a un altro scenario di gioco. Ma nessuno spoiler. Parliamo delle sfide. Si dividono in tre tipologie: le sfide settimanali da 7000 punti, le sfide settimanali da 4500 punti e le sfide giornaliere da 1000 punti. Sono state aggiunte delle nuove sfide, oltre a quelle già esistenti. Molte riguarderanno i Railjack. Per questa settimana abbiamo visto, tra le nuove sfide, l'utilizzo dell'Arc Gun per uccidere 500 nemici, il completamento di 3 corse differenti su Key Drive e il completamento di una missione di cattura in meno di 30 secondi. Per quanto riguarda le ricompense, troviamo alcuni oggetti già presenti nei precedenti atti, come gli slot arma, il pacchetto di forme, un reattore Orokin, un pacchetto di cuva, un adattatore Exilus e la ricercatissima forma Umbra. Abbiamo inoltre il nuovo sigillo e il nuovo emblema Glassmaker. 3 mod per armi, una mod per la Magnus, un la mod per la Bronco e una mod per il Tonkor. Due kit genetici per il Cubro e per il Cavat. Troviamo un nuovo set di estetiche per l'operatore, Cogna, contenente un auricolare, un Oculus, e una maschera.
Infine, agli ultimi 3 gradi del Nightwave, troviamo la Siandana Boolean, ispirata al Gamma Core, gli Spallacci Fracta, e la Nightwave. Si tratta di un nuovo modello di navicella che andrà a affiancarsi a quelle già presenti. In questo terzo atto, oltre a poter acquistare tramite i crediti schemi degli elmi per i nostri Warframe, le mod di tipo Aura, le skin per le armi, alcune particolari armi reperibili solo nelle offerte Cred, i componenti di Vauban, il Kuva, i catalizzatori Orokin, i reattori Orokin e l'estratto Nitain, potremmo acquistare anche delle mod di tipo Conclave. Queste mod potranno essere utilizzate anche nel normale PvE. Abbiamo altre novità di cui discutere. La DE ha rilasciato la collezione Shroud, un nuovo pacchetto di estetiche dedicato ad Ashe, contenente una skin molto curata, dove troviamo il nostro Space Ninja per eccellenza incappucciato, una skin per arco e una nuova Siandana. Assieme a questa skin è stato rilasciato anche un Leviathan molto interessante su Ashe, che sorprende raccontando una storia decisamente inaspettata su di lui e su un suo allievo. Seconda novità è la nuova reward mensile su Twitch Prime. Ricordo che per avere accesso a questo contenuto è necessario possedere un account Twitch Prime e, di conseguenza, possedere un account Amazon Prime. Questo mese troviamo il set armatura Avia Prime, una versione Prime del classico set Avia, adatto a tutti quei frame con rifiniture metalliche. Infine, abbiamo finalmente informazioni relative al Tennocon 2020. L'11 luglio 2020 si terrà il Tennocon, solo in versione digitale. Si tratterà di un evento completamente gratuito, come ogni anno, e, come ogni anno, sono disponibili dei pacchetti acquistabili con oggetti esclusivi. Abbiamo 3 pacchetti a disposizione. Il Digital Pack, che vi consentirà di avere una Siandana, un glifo, un sigillo, un emote e un display dedicati al Tennocon 2020, un emote e una decorazione per l'Orbiter dedicate a The New War e il biglietto per accedere al Relay del Baro al costo di 22,49€. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il biglietto per il Relay del Baro dà accesso ad un market temporaneo aperto solo nel periodo del Tennocon del Baro Kitir, nel quale sarà possibile acquistare l'intero inventario degli oggetti venduti durante gli anni dal mercante del Void, in un'unica occasione. Il secondo pacchetto è il Merch Pack, contenente una maglietta e una spilla del Tennocon, al costo di 32,33€. Infine, c'è la possibilità di acquistare un pacchetto contenente entrambe le opzioni al prezzo di 50,82€. Queste sono tutte le interessanti novità di questa settimana. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per maggiori contenuti.